300! Chi ti ha detto di bere l'acqua della brocca? No, non si beve! E rimetti a posto! Il tubo al suo posto! Esatto! Ma cosa ti salta in testa? Avanti! Sì! Poi, togli la brocca! Dal tavolo! Certo, rimettilo al suo posto! Spero che oggi hai preparato tutto il materiale per gli esperimenti! Bene! Adesso, togliti intanto il cappello, chiaro? Che è da maleducati! Sì, togliti il cappello e lo sai che in classe non lo deve avere! Avanti! No! Via! Adesso, cominciamo con il primo esperimento! Sì, sono i vasi comunicanti di Archimede! Prendi la scatola come rialzo e lo balzi là e poi prendi la brocca con liquido rosso e lo poni sopra. Bravo, ora prendi il vaso vuoto. Sì, e lo metti a fianco. Certo. E ora prendi il tubo e lo poni sopra ai due contenitori. Sì. Ora aspira il liquido e lo rimetti nel vaso vuoto. Sì, devi aspirare e rimetti il tubo nel vaso vuoto. Bene. E vedrai che tra poco i due vasi si equiparanno nel loro livello. Certo, dal vaso pieno va verso il vaso vuoto e quando arriveranno allo stesso livello non ci sarà più il passaggio dei liquidi. Come vedi, i vasi sono comunicati allo stesso livello. Sei convinto ora? Bene. Ora rimetti di nuovo a posto, esatto, rimetti il liquido nella brocca, come era prima, perché ci servirà per i prossimi esperimenti. Passiamo al secondo esperimento. Bene, intanto prendi una bacinella di vetro, sì, per non bagnare. Bene, ora prendi un bicchiere, sì, questo qua, certo. E ora prendi una gazza e la tagli. Sì, questa va bene, devi tagliarne un pezzo, certo. Sì, avanti. Bene, ponilo sopra il bicchiere e metti un elastico intorno. Certo, questo elastico. Bene. Ora versa il liquido della brocca nel bicchiere, sì, attraverso la gazza. Riempi bene il bicchiere. Bene, e ora metti sopra la mano e rigira il bicchiere e poi toglierai la mano. Sì, devi rigirare il bicchiere, poi togli la mano e l'acqua non cadrà. La gazza impregnata d'acqua farà effetto membrana. Togli la mano, vedi? Non cade l'acqua. Effetto aspirazione in posizione verticale. Ma cosa stai facendo? Se tu lo inclini, finisce l'effetto aspirazione. Rimetti a posto. Terzo esperimento. Bene, prendi una busta di plastica. Sì, quella là, che è trasparente. Aprila e versaci tutto il liquido rosso della brocca. Certo, versa tutto il liquido là dentro. Esatto. Sì. Bene. Ed ora chiudi per bene la busta. Certo, la devi chiudere per bene. Perfetto, ora prendi quattro matite appuntite. Sì, quattro ho detto. Esatto, bene, con le matite trapassi la busta da parte a parte, la devi bucare. Sì, no, non uscirà il liquido. Non ne sai come, no, non uscirà. Inizia con la prima matita. Sì, avanti, comincia. Visto? Certo.
La plastica bucata con l'acqua farà come una membrana intorno alla matita, sul buco. Bene, ora l'ultima metti. Ora ne sei convinto? Bene. Ma cosa fai se togli la matita? Scappa l'acqua dalle due parti. Mi raccomando, metti tutto in ordine e ci prepariamo agli esperimenti della prossima volta. A presto!